allarme per quanto riguarda il comparto orafo, torna la paura, a San Zeno l'ultima rapina a mano armata, ecco, si è parlato di sicurezza, telecamere, quante sono funzionanti e quante no, quanto è la sicurezza in quell'ambiente? Beh, le telecamere sono tutte funzionanti, c'è stato un problema all'impianto di alimentazione alternativo, quando c'è stato un blackout sono saltati anche gli UPS, quindi non è stato possibile registrare in quel frangente. Purtroppo quando la tecnologia ci abbandona non c'è niente da fare, però le telecamere sono tutte funzionanti. È rientrata quindi la situazione a San Zeno, sono una definizione comunque accettabile? Beh, ora non so se hanno già ripristinato tutto, comunque ho dato mandato di cercare di velocizzare i tempi di ripristino, molto probabilmente sono stati già bypassati gli UPS e quindi sono state attaccate in linea diretta per rendere immediatamente visibili le immagini, poi nel futuro vedremo come poter sistemare in maniera migliore. Il comparto orafo ha fatto un appello anche alle istituzioni per una maggior vicinanza, soprattutto collaborazione, loro dicono noi vogliamo solamente questo, collaborazione. Beh, io li capisco, gli sono vicino, ho partecipato a una riunione insieme a loro in prefettura, effettivamente sono molto preoccupati perché sono stati oggetto di varie rapine nell'ultimo periodo e quindi sicuramente andrà intensificato il controllo, andranno intensificate le forze dell'ordine, specialmente in quelle zone dove sono più presenti le aziende orafe, quindi ci aspettiamo una collaborazione anche dalla prefettura, dalla questura, oltre che dai nostri vigili urbani che abbiamo già movimentato per quanto possibile.